Nessun contagio su 192 tamponi, 7 guariti e continua a esserci un solo paziente Covid al Cardarelli. Questo è il trend della pandemia nelle ultime ore. Isernia è la città con più casi, 13. Il virus è presente in 17 comuni del Molise. Dopo le parole del Papa sulla vendita del Gemelli si susseguono le reazioni preoccupate. Il sindaco Gravina punta il dito contro Toma e De Grassi per la latitanza e propone soluzioni. L'UGL Salute Nazionale chiede un incontro con i vertici della Fondazione. Critico pure il PD. Bregantini fa eco al Santo Padre. Il mio appello è giunto ai piani alti. Si faccia come col Fate Bene Fratelli. L'Italia sale sul tetto d'Europa, anche il Molise esploso di gioia per la nazionale di Mancini, festeggiamenti e caroselli in tutta la regione, le nostre telecamere a Campobasso, Isernia e Termoli, la nota stonata, troppi assembramenti e poche mascherine. Serra di marijuana nel porta abiti, giovane coppia arrestata dai carabinieri, controlli antidroga serrati anche a Isernia. L'Auditorium Unità d'Italia diventi Auditorium 10 settembre. Questa è la proposta della Commissione Toponomastica del Comune di Isernia. La palla passa ora alla Giunta d'Apollonio. Infine lo sport, il calcio, Campobasso. Domani al via la campagna abbonamenti. La società lavora sulle riconferme e sui primi colpi di mercato. Francesco Cangi, nuovo DS del Vasto Girardi. Bentrovati, nuovo appuntamento con le news di Teleregione, tanti argomenti, anche questa sera parleremo della vendita del Gemelli e delle reazioni che ci sono state anche dopo le parole del Papa, ma in apertura il trend della pandemia da coronavirus, zero contagi, 7 guariti, zero contagi rispetto a 192 tamponi che l'ASREM ha processato in queste ore, continua in ospedale a esserci un solo paziente Covid. Tutti i dettagli da Pierluigi Boragire col servizio. Su 192 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore, nessun nuovo contagio. Ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale con tante caselle vuote, con nessun decesso, nessun ricovero, nessuna dimissione, nessun trasferimento in terapia intensiva. 7 invece i guariti e così i casi attualmente positivi scendono a 55. Al Cardarelli, nel reparto malattie infettive, c'è un solo ricoverato, sono invece 1894 i soggetti in isolamento, ma a destare qualche preoccupazione è la variante Delta, 2 casi a Campobasso, 1 a Larino e 1 nel centro di accoglienza di Campolieto, dove risulta contagiato un cittadino straniero. Il laboratorio di biologia dell'ASREM, diretto dal dottore Massimiliano Scutella, sta sequenziando altri 16 campioni su cui verrà fatta un'indagine approfondita. Complessivamente sono 8 i molisani che hanno contratto la variante Delta. Ed ora la mappa del contagio, 17 i comuni del Molise in cui al momento è presente il virus, 119 quelli Covid free. La città con più casi è Isernia, sono 13 al momento, 11 invece a Campobasso, 9 a Guglionesi, questo dopo l'esplosione di un cluster nei giorni scorsi. Sappiamo che i contagiati sono per la maggior parte, in questo caso ragazzi di circa 15 anni, 5 casi ancora a Montenero di Bisaccia, anche in questo caso, come ricorderete, nelle scorse settimane erano scoppiati 2 cluster, di cui uno nella RSA del paese e nella struttura molti anziani. Fortunatamente si sono negativizzati anche nell'arco di pochi giorni. Quindi questi numeri della pandemia, adesso parliamo della vendita del Gemelli Molise. Ieri le parole del Santo Padre con la strigliata alla Chiesa, oggi quelle di Roberto Gravina, il sindaco di Campobasso, che ha puntato il dito contro Toma e contro la commissaria De Grassi, ha anche proposto delle soluzioni per venire a capo di tutta la vicenda. L'UGL Salute Nazionale ha chiesto un incontro con i vertici della Fondazione, mentre il Partito Democratico di Isernia anche si è scagliato duramente contro la politica regionale. La vendita del Gemelli continua a far discutere, ancora di più dopo la reprimenda del Papa nei confronti della Chiesa. I fari sono puntati su un'operazione che molti ritengono non chiara, sia per i livelli occupazionali sia per le conseguenze sul sistema sanitario. Roberto Gravina, con una dura nota, punta il dito contro Toma e De Grassi per quella che definisce latitanza rispetto a una vicenda importantissima per il Molise. Un presidente e una commissaria che dovrebbero recuperare il tempo perso, dice il sindaco di Campobasso, sollecitando un immediato confronto politico e
e mettendo sul tavolo anche delle soluzioni chiare. Si potrebbe rimediare alla distribuzione delle risorse pubbliche ai privati convenzionati, all'offerta sanitaria pubblica e all'edilizia sanitaria, afferma Gravina. Bisognerebbe verificare immediatamente quanta spesa sanitaria viene assorbita dal mondo gemelli e quindi quanta verrebbe recuperata al bilancio regionale. L'offerta pubblica potrebbe avere un nuovo assetto, si potrebbe superare la scriteriata idea di integrazione pubblico-privato, risolvendo anche il grave problema del bisogno di una struttura moderna e sicura. Gravina, infine, propone di pubblicizzare il gemelli, stando alla larga ad aspetti gestionali e professionali, per evitare che anche quella che oggi è una struttura di qualità possa lentamente diventare un'ulteriore sacca di inefficienza. L'UGL Salute, col segretario nazionale Gianluca Giuliano, chiede risposte immediate. È un'operazione preoccupante, dice. Abbiamo chiesto di incontrare al più presto i vertici della Fondazione per avere un quadro chiaro, trasparente ed esaustivo della situazione e valutare eventuali iniziative da intraprendere a tutela dei livelli occupazionali degli operatori impegnati nella struttura e dei servizi offerti ai cittadini del Molise. Il Partito Democratico di Isernia definisce grave la vicenda. Inopinatamente, si legge in una nota, questa struttura sanitaria costruita con fondi pubblici e su cui non è stato investito capitale privato ma pubblico, gravando peraltro sul bilancio regionale, viene venduta come proprietà privata. Peraltro sarebbe tutta da verificare oggi anche l'effettiva rilevanza dell'attività di ricerca svolta, che risultava tra le finalità originarie. È uno scippo, conclude il PD Pentro, un'operazione politica e finanziaria ai danni dei cittadini molisani. E all'indomani dell'Angelus del Papa e delle parole che Francesco ha pronunciato sul gemelli, ne abbiamo parlato sin da ieri, c'è il commento dell'Arcivescovo Bregantini che ringrazia il Pontefice e ritiene che proprio dopo queste affermazioni si sia aperto uno spiraglio per il gemelli. Sentiamo Samantha Ciarla. Il nostro appello a non vendere il gemelli Molise è giunto ai piani alti. Con queste parole l'arcivescovo di Campobasso Boiano, Monsignor Giancarlo Bregantini, ai nostri microfoni è tornato sulla delicata vicenda che sta interessando la struttura molisana. Quando noi abbiamo compreso la gravità delle scelte, man mano che sono passati i tempi, abbiamo scritto quel documento che è stato importantissimo, perché finalmente ha svegliato la pigra realtà del Molise, fatta di politica poco attenta e soprattutto di mondo culturale che non ha sentito il dramma di questa esperienza. La notizia della vendita ha suscitato finalmente una presa di coscienza e quindi, dopo essersi finalmente risvegliati, noi abbiamo mandato il nostro testo con relativi documenti interni alla Segreteria di Stato, sapendo però che il Papa ammalato non poteva. Però la Segreteria di Stato, tramite Cardinale Parolin, noi sappiamo che ha portato queste le parole che ci hanno rassicurato in alto la nostra questione. Non sappiamo nulla, però capite bene che questa precisazione in alto, in questo momento, possiamo dire che è arrivata, secondo la nostra lettura, proprio nelle mani del Papa. E il Papa è intervenuto, come era intervenuto mesi fa, per salvare la struttura del Fatebene Fratelli, proprio l'ultimo 90° minuto, per stare in linea con gli eventi sportivi positivi di questi giorni, e ha salvato quella struttura. Perché non potrà essere adesso la stessa medesima occasione di grazia? Le parole del Pontefice dunque riaprono la speranza in vista dell'imminente incontro tra i vertici della struttura molisana e quelli della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma, che la gestisce e che fa capo a sua volta ad Università Cattolica Istituto Toniolo. Dunque ancora poche ore e contorni della procedura per la vendita della quota di maggioranza appariranno più chiari. Sul tavolo le offerte sopraggiunte. Ennesima battuta a vuoto per un avviso pubblicato dall'ASREM per quanto riguarda l'impiego di 20 medici da assumere a tempo determinato nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza. Dagli atti dell'ASREM si apprende infatti che non sono pervenute istanze di partecipazione. E non è la prima volta che in Molise si registra la mancata adesione da parte di medici agli avvisi per reperire personale da impiegare appunto nelle strutture sanitarie regionali, che continuano purtroppo a soffrire di una cronica carenza
di organico. Ci occupiamo adesso della vittoria della nazionale italiana di calcio agli europei, grande gioia nella notte tricolore, festeggiamenti fino al mattino in tutte le piazze del Molise, c'eravamo anche noi per documentare questi momenti storici. Migliaia di persone in strada fino a tarda notte, il Molise esplode di gioia grazie ad una prova sontuosa degli azzurri campioni d'Europa, campioni capaci di recuperare e vincere una partita che sembrava persa, vittoria bella e meritata. Ogni italiano, grazie a Gigio e soci, per qualche ora si è lasciato i problemi alle spalle e ha gioito, festeggiato, cantato, pianto a Campobasso, centro cittadino preso d'assalto dai tifosi con caroselli di auto, fuochi d'artificio, balli e canti. Nel centro storico di Isernia si è concentrata la festa dei più giovani con migliaia di bandiere tricolore. Abbiamo vinto! Forza Italia! Andiamo! Vai! Andiamo! Vai! Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Forza! Campioni d'Europa! Siamo troppo felici! Luigi c'è morto! Dai, dai! Sofferta ma bellissima! Forza Italia! Sempre! Forza Italia! Bo, 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 bo. Forza Italia! Viva gli europei! Campioni d'Europa! Stesse scene a Termoli e in altri centri con i festeggiamenti che hanno coinvolto tutta la regione. Unica nota stonata, nonostante gli appelli alla prudenza, sono saltate le norme anti-Covid con troppi assembramenti e poche mascherine. Il Molise, nel periodo 2021-2027 potrebbe avere a disposizione oltre 1 miliardo di euro di finanziamenti comunitari, di cui potrà beneficiare anche la città di Campobasso nel suo ruolo di capoluogo. Lo ha detto il governatore del Molise, Donato Toma, collegato in videoconferenza proprio col Consiglio Comunale di Campobasso, che si è riunito oggi in seduta straordinaria e monotematica su richiesta di 11 consiglieri per discutere della nuova programmazione comunitaria e di investimenti occupazionali, economici e sociali. Passiamo ora alla cronaca, veniamo a un incidente che è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 17 all'altezza del bivio per Boiano. Un pulmino con due ragazzi a bordo si è scontrato con un tir alla cui guida c'era un autista matesino, vedete il mezzo rovinato verso il guardrail, contro il, si è scontrato anche sul guardrail, ha finito lì la sua corsa, due i feriti trasportati dai sanitari del 118 all'ospedale Cardarelli di Campobasso, sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Boiano per effettuare i rilievi e quindi ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
I carabinieri di Isernia, anche grazie all'impiego dell'unità cinofila, hanno sequestrato 30 grammi di stupefacenti rinvenuti a seguito di perquisizione nelle abitazioni di due persone già note alle forze dell'ordine. Il primo soggetto di origini campane sottoposto ai domiciliari nel capoluogo isernino è risultato in possesso di 10 grammi di hashish, al secondo uno straniero residente nel capoluogo, i militari hanno trovato 21 grammi sempre di hashish già suddivisa in dosi. Entrambi sono stati denunciati per i rispettivi reati alla competente autorità giudiziaria. Durante il fine settimana sono stati controllati dai carabinieri di Isernia 200 veicoli e 380 persone. Restiamo a parlare di droga perché c'è stata un'operazione condotta dai carabinieri di Larino. Due ragazzi giovanissimi, due fidanzati, sono stati arrestati dopo un controllo su strada e hanno mostrato un atteggiamento sospetto. I militari hanno deciso quindi di perquisire la loro abitazione. All'interno di un portaabiti hanno scoperto delle piante di marijuana, oltre 300 grammi il peso della pianta defogliata che era pronta per essere immessa sul mercato illegale. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire anche un macete con lama lunga di ben 40 centimetri. I due ragazzi sono stati arrestati e nei loro confronti, dopo una notte di domiciliari, il Tribunale di Larino ha disposto l'obbligo di dimora. Veniamo ora ai controlli dei carabinieri della compagnia di Termoli, in particolare i militari della stazione di Petacciato hanno denunciato un 55enne tedesco che si era reso responsabile il 23 marzo scorso di un furto aggravato all'interno di un bar del Lido di Petacciato. Aveva forzato un infisso, si era introdotto nell'esercizio commerciale, aveva asportato 140 euro in contanti, 20 bottiglie di liquori, nonché diverse stecche di sigarette. Il danno complessivo ammontava a circa 500 euro e complessivamente i carabinieri della compagnia di Termoli tra San Giacomo degli Schiavoni, Petacciato, Portocannone e proprio Termoli hanno sottoposto a controllo nelle scorse ore 33 veicoli e 42 persone. Torniamo a Isernia, dove la commissione toponomastica del comune presieduta dal giornalista Pasquale Damiani si è riunita lo scorso giovedì e ha proposto di chiamare l'auditorium 10 settembre. L'impianto di corso Risorgimento, che è stato realizzato per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, cambierebbe quindi nome. La proposta, si legge nella nota diffusa dal comune, è nata dalla volontà di ricordare le vittime del bombardamento subito dalla nostra città il 10 settembre del 43. Come è noto, nel luogo dove oggi si trova l'auditorium, fino a diversi anni fa c'era un campo sportivo, lo stadio di Isernia, denominato appunto 10 settembre. La commissione durante la stessa riunione ha anche assunto analoghe proposte per un piazzale e due viali del parco urbano della stazione, da intitolare a tre personalità: il magistrato e politico Pietro Di Giacomo, lo scrittore Franco Ciampitti e l'avvocato Mario Di Nezza. Altri luoghi della città sono stati individuati per essere intitolati al maestro d'arte Nicola Belloni, all'autore teatrale Giacinto Tarra, al politico locale Spartaco Mercurio, allo storiografo Don Antonio Mattei e allo sportivo Tonino Biasella. Infine, per l'area posta in fondo al Vico Concezione è stata proposta la denominazione di Largo della Frataria, Frataria Celestiniana, mentre la discesa nei pressi della grafica isernina si chiamerà Rampa Santo Spirito. Queste proposte della commissione ora saranno poste al vaglio della giunta comunale. Restiamo ad Isernia e parliamo della cipolla bianca, tipico prodotto del posto, che viene prodotta dai ragazzi della cooperativa LAI. Non è solamente buona, ma è anche conveniente. Sentiamo perché nel servizio di Nicola De Santis. Adesso tutto è cipollato. La cipolla bianca prodotta dalla cooperativa LAI fa bene a tutto l'organismo, specialmente al cuore, perché acquistare la cipolla della LAI è uno straordinario gesto d'amore. I soci della cooperativa quest'anno hanno prodotto 40 quintali di cipolla e vi aspettano nella sede della cooperativa in corso Risorgimento per farvi assaggiare il prelibato bulbo. La cipolla bianca di Isernia è prodotta nell'orto botanico di Sant'Agapito grazie ad una collaborazione tra la cooperativa, l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo e la Facoltà di Agraria dell'Università del Molise.
è stato possibile realizzare il progetto dell'orto botanico grazie a questa sinergia istituzionale, una sinergia che ha consentito alla LAI di essere presente ormai da 5 anni alla Fiera delle Cipolle. L'orto botanico produttivo è un laboratorio di inclusione lavorativo attraverso l'agricoltura sociale. Per i ragazzi soci della cooperativa è una terapia straordinaria. Peraltro, il ricavato della vendita dei prodotti dell'orto viene reimpiegato per continuare le coltivazioni, il cui acquisto fa bene, come detto, soprattutto al cuore. Beh, fa bene. Va bene alla salute. La pelle diventa splendente. E ovviamente è una coltivazione che facciamo noi a mano, quindi è un altro stimolo per farla. Ci mettiamo tanto amore e impegno per farla, quindi per noi è un onore che voi la prendiate. E che posso aggiungere? È una cosa bellissima ovviamente coltivarla a mano, perché ci mettiamo tutto l'impegno e il cuore che abbiamo noi. Corrado Di Niro torna alla presidenza dell'ACEM ANCE del Molise al posto di Danilo Martino. In occasione del rinnovo delle cariche del Consiglio Generale, che si insedierà nei prossimi giorni, i soci dell'Associazione Costruttori Edili del Molise hanno esaminato e approvato la relazione annuale sulle attività svolte e dei bilanci. Alla vicepresidenza è stato eletto Gianni Paolo Calabrese, alla carica di tesoriere Carmine Di Sisto. Ora parliamo della deontologia nel giornalismo sportivo, questo è l'argomento al centro del corso di formazione organizzato dall'Ordine regionale dei giornalisti a Isernia, noi lo abbiamo seguito. Calcio e futsal sotto la lente di ingrandimento. Il corso dell'Ordine dei giornalisti del Molise alla Camera di Commercio di Isernia ha affrontato l'universo dello sport più amato dagli italiani e nel periodo del successo azzurro agli europei, le parole di due molisani impegnati nel calcio di vertice come Vincenzo Sasso e Nicandro Vizzoco hanno segnato una traccia alla pari delle considerazioni del patron del Campobasso Mario Gesuè e del presidente della FIGC Molise Piero Di Cristinzi. Sul versante giornalistico Antonino Morici si è intrattenuto sugli europei e sul sistema Gazzetta. Alfredo Alberico ha parlato della mission di Sky, Riccardo Cucchi ha enfatizzato gli aspetti radiofonici, Mauro Carafa, quelli deontologici. Diciamo che non è cambiata perché nel termine deontologia noi comprendiamo le regole e le regole sono valide per ogni stagione e per tutti, giornalisti, professionisti e pubblicisti. Le regole nello sport sono simili a quelle di un giornalismo diciamo, generico, generalista, rappresentano un punto di riferimento per tutti. Per esempio noi abbiamo adottato diversi anni fa come giornalisti sportivi un codice che di autoregolamentazione, ce lo siamo proprio imposto ed è un codice molto specifico di cui oggi parleremo, in cui si fa un invito soprattutto a non incitare alla violenza. È uno di quei temi che negli anni scorsi è stato molto sensibile perché c'era il problema dei giornalisti tifosi, dei giornalisti delle televisioni libere che spesso si lasciavano andare. Devo dire che negli ultimi tempi la situazione è molto cambiata. Nella categoria è venuto fuori uno spirito anche di grande correttezza. Vedo che anche nelle private c'è un'autodisciplina e quindi questo problema è stato un po' superato. Ce ne sono altri però, soprattutto legati alle difficoltà dei colleghi che hanno una situazione contrattuale più debole. E ovviamente in questo senso sono meno tutelati. Però devo dire che nel mondo giornalistico sportivo molisano io vedo una molta correttezza, molta professionalità e molta consapevolezza dei problemi che ci sono. A Fausto Scarpitti sono state affidate le considerazioni sul futsal, mentre Vito Garofalo si è intrattenuto sugli aspetti antidoping e Guido Operato è entrato in un percorso sull'universo arbitrale. Tutti i temi che hanno suscitato l'interesse dei presenti, dando al presidente dell'Ordine dei giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, lo spunto per una riproposizione dell'evento. Oggi parliamo ad esempio della deontologia del giornalismo sportivo, noi abbiamo un decalogo ad esempio, e se uno mi dovesse chiedere qual è la cosa principale, io risponderei che ciò che mi fa innervosire di più è il mancato rispetto delle regole secondo me democratiche nei consessi televisivi, vale a dire aspettare che uno finisca di parlare
e quindi evitare che venga interrotto. E soprattutto la cosa principale qual è? È che quando ci sono degli elementi particolarmente negativi, feroci, parole che possono urtare la sensibilità del minore ma di qualsiasi ascoltatore, ecco, il giornalista deve prendere le distanze. Immaginate, c'è una diretta televisiva, a volte si sentono delle parolacce nel sottofondo incredibili. Ecco, non è colpa del giornalista, però magari si potrebbero evitare queste cose. Stesso dicasi per le trasmissioni televisive, dove a volte anche nel Molise vengono fuori parolacce e frasi poco decorose per chi le pronuncia ma anche per chi le ascolta. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per martedì 13 luglio. Sul Molise ancora tempo stabile, anche se con nuvolosità medio-alta in transito, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in attenuazione, mare da poco mosso a mosso. Queste le temperature nel dettaglio: Campobasso minima 19, massima 34 gradi. Isernia minima 15, massima 34 gradi. Termoli minima 25, massima 35 gradi. Venafro minima 18, massima 36 gradi. Adesso solo qualche istante di pausa, restate con noi, tra poco la pagina sportiva. Eccoci ancora insieme per parlare di sport. Partiamo dal Campobasso Calcio. Da domani al via la campagna abbonamenti per la stagione in Lega Pro. Intanto il club è al lavoro innanzitutto per le prime conferme, quelle del tecnico e quella del DS in primis, e anche per mettere a segno i primissimi colpi di mercato. Al via domani la campagna abbonamenti del Campobasso. Presso il Campobasso Store fino a sabato 17 potranno rinnovare coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento nella passata stagione. Da martedì 20 luglio a sabato 24 invece la campagna verrà aperta a tutti fino al raggiungimento delle 900 tessere. La novità è rappresentata dalla Wolf Card, la Fidelity Card del tifoso del Lupo. Questo documento personale incedibile, obbligatorio alla sottoscrizione dell'abbonamento, garantirà il diritto ad acquistare l'abbonamento stagionale e inoltre la possibilità di acquistare biglietti online per seguire il Campobasso in trasferta. Bastano 15 euro e vale 2 anni. I costi degli abbonamenti per tutte le tasche, dai 130 in curva nord per chi rinnova ai 700-500 il ridotto per la tribuna VIP, ridotti per donne, ragazzi 6-14 anni e over 65. E nelle prossime ore le prime ufficializzazioni, dunque il mercato, si parte da Mister Cudini e dal DS De Angelis, poi Candellori, Dalmazzi, Vanzan e Menna, dialogo aperto anche con Cogliati e Bontà, Sicuri, Fabriani e Vitali, i cui cartellini sono del club. E ancora arriveranno giovani di grande qualità, rinforzi in tutti i reparti, due portieri, un difensore, un centrocampista e probabilmente due attaccanti. Novità in casa Vasto Girardi: Francesco Cangi è il nuovo direttore sportivo al posto di Giorgio Marinucci Palermo. 38 anni, Cangi vanta una lunga carriera da calciatore in C1, C2, in D, anche una stagione in Serie B col Verona. L'ex difensore ha già svolto il ruolo di direttore sportivo col Tiferno, qui ha svolto un ottimo lavoro. Il presidente del Vasto Girardi, Andrea Di Lucente, lo ha scelto perché è giovane, preparato e ambizioso. Cangi allestirà la rosa insieme al riconfermato allenatore Fabio Prosperi e la presentazione ufficiale di entrambi dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Sempre per il calcio, l'unione tra l'Isernia e la scuola calcio San Leucio rappresenta un momento importante per il movimento, lo ha detto l'assessora allo sport del comune di Isernia, Antonella Matticoli, che abbiamo intervistato. Assessore, allora si uniscono due eccellenze e questo non può che far piacere all'amministrazione comunale di Isernia.
Sì, questa per noi è una giornata importante, arriva in un momento particolare, dopo una pandemia che ha portato delle gravissime conseguenze su tutti i settori, soprattutto in quello dello sport. Quindi questo progetto arriva in un momento delicato e quindi ha una valenza ancora più grande. Questa fusione non è solo un momento di condivisione e di collaborazione, ma credo di grande certezza per il futuro sportivo dei nostri ragazzi. Abbiamo qui due società serie che operano davvero con passione e nell'esclusivo interesse dello sport e della città. Quindi io mi auguro che ci sarà intorno a questa società il calore e il sostegno di tutti noi, perché davvero meritano il calore della città. Quindi io faccio il mio grande in bocca al lupo a voi e vi auguro veramente un futuro radioso. Magari con l'Isernia l'anno prossimo in Serie D. Sì, questo lo speriamo tanto. Io sono certa che l'anno prossimo si partirà con il piede giusto e arriverà la soddisfazione che tutti quanti aspettiamo. È tutto per questa edizione che vi ricordo potete rivedere tramite il nostro sito web teleregionemolise.it. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.